Buonasera a tutti e tutte, spero non siate sotto la pioggia perché c'è un temporale pazzesco. Benvenuti al penultimo appuntamento di Genitori da Favola, ciclo di incontri di supporto alla genitorialità nell'ambito del progetto Storie cucite a mano. Questa sera siamo in compagnia di Rossella Trombacco, che è maestra pedagogista, fondatrice della Fondazione Montessori Italia, che mi sembrava proprio la persona giusta per parlare di autonomia, libertà e sicurezza dei bambini. Un vero e proprio dilemma per noi genitori. Li lasciamo liberi quanto, però ho paura, mi preoccupo che si faccia male. Cercheremo un po' di approfondire questo tema nella prima mezz'ora online con la diretta Facebook e poi, come al solito, proseguiremo nel gruppo chiuso. Se qualcuno che ci sta seguendo in questo momento è interessato poi a aderire alla seconda parte più di confronto, al solito ci scriva una mail a ilariazomer@serenoregis.org e vi manderemo il link del gruppo. Allora, benvenuta Rossella, intanto, grazie della tua adesione. Grazie. Senti, raccontaci qualcosa di te, anche un po', introducici velocemente un po' il pensiero di Montessori, perché l'autonomia è così centrale nel suo pensiero e poi andremo nel dettaglio un po' delle te del tema. Molto volentieri. Allora, diceva giustamente Ilaria, io sono una delle fondatrici insieme ad un gruppo di altri pedagogisti di Fondazione Montessori Italia e a Torino dirigo uno spazio per il contrasto alle povertà educative voluto da CSB e sostenuto da Fondazione con i Bambini e mi occupo ormai da all'incirca una ventina di anni di metodo Montessori, in particolare del metodo Montessori nella fascia 0-6 anni. E diciamo che il metodo nasce come un metodo educativo per i bambini della scuola materna, di quella che allora era la scuola materna, che poi diventa scuola dell'infanzia. Ed è un metodo antico, ha più di un secolo, perché la prima casa dei bambini ha aperto nel 1907 a Roma, la città da dove anche io provengo, tra l'altro. Uno degli elementi proprio dirimenti, illuminanti nel corso del primo anno proprio di vita di questo nascente metodo Montessori fu proprio l'episodio che vide i bambini dai più piccoli, diciamo da quelli di 3 anni fino ai più grandini che avevano comunque non più di 6 anni, quindi erano tutti bambini in età prescolare, e impadronirsi un giorno in cui sia Maria Montessori sia la maestra che lavorava con lei appunto in questa prima casa dei bambini erano arrivate tardi e addirittura erano rimaste fuori dalla scuola perché avevano dimenticato entrambe le chiavi. E da altre parti, videro i bambini entrare dalle finestre del casotto che ospitava la classetta e aprire da soli l'armadio che conteneva i materiali, sceglierseli, portarseli a tavolino e da soli lavorare. E da questo primo episodio casuale e anche un po' pericoloso in un'ottica attuale, nacque una delle più importanti consapevolezze relative al metodo, ovvero che il bambino non solo ha diritto a scegliere liberamente il proprio lavoro, ma addirittura è in grado. E quindi perché privarlo di un diritto che non solo è giusto, ma è proprio congeniale alla sua forma mentale, alle sue capacità e ai suoi desideri di essere umano in tutto e per tutto. E per quanto sia ancora un essere umano in formazione, è comunque a tutti gli effetti e un membro della specie, e quindi, come tutti noi, aspira a diritti fondamentali come la libertà, l'autodeterminazione, e ha come tutti noi il desiderio di scegliere da solo ciò che lo deve tenere impegnato. E da questo appunto primo episodio nacque un po' un filone importantissimo all'interno del metodo, che è il filone della riflessione sull'autonomia del bambino. Un filone ricco di spunti, fondamentale proprio all'interno di tutta quella che è l'organizzazione quotidiana delle scuole a metodo e anche dell'organizzazione, diciamo, di tutti coloro che aspirano a questo metodo a vari livelli e in varie, come si può dire,
varie organizzazioni, da quella familiare a quelle scolastiche, a tutte quelle, insomma, che afferiscono all'area educativa. E tant'è che si dice che il motto del bambino di 3 anni è proprio aiutami a fare da me. Quindi, cioè, aiutami, 3 anni ancora ha bisogno, no, dell'aiuto dell'adulto che gli sta vicino e che lo sostiene nelle sue scoperte, nel suo cammino. Però l'obiettivo è fare da me. E questo aiutami a fare da me è un po', diciamo, il motto di tutto il percorso del bambino prima dei 3 anni e il punto culminante dell'educazione alla fine, diciamo, della casa dei bambini. Quindi arrivati a 6 anni, ormai il bambino è autonomo per quello che riguarda la gestione della propria personcina, del proprio ambiente, dei propri spazi e delle proprie cosine e può partire per nuove esperienze ancora più impegnative e che lo vedranno sempre protagonista, chiaramente. Scusami, mi stimoli una domanda fuori dal tracciato, e che è questa. Hai proprio detto di diritto all'autodeterminazione e capacità di autodeterminarsi, ma allora perché noi adulti siamo così invece portati a proporre le attività, come dire, a sempre riempire il tempo dei bambini, non solo quelli di età prescolare, ma in generale ho la sensazione che un po' abbiamo questa esigenza di riempire tanto. Guarda, Daria, ti rispondo con le parole proprio di Maria Montessori. E Maria Montessori afferma che l'adulto vide che il bambino era piccolo e chiaramente bisognoso di cure, di tutte le attenzioni, no, dell'adulto, ma l'adulto si fece il dio del bambino e invece di sostenerlo nel suo cammino, sostituì il cammino del bambino con il suo, no? Con le sue proiezioni, con le sue aspettative, i suoi desideri e i suoi contenuti, immaginando che un essere immaturo sia un essere vuoto e quindi un essere che va riempito fondamentalmente. In realtà il bambino è tutt'altro che vuoto, è colmo di potenzialità, solo che queste potenzialità hanno bisogno di tempo per potersi esprimere. E questa questione del tempo, come del ritmo del bambino, è anche questa una questione dirimente, no? All'interno del metodo. E io come formatrice di fondazione mi soffermo moltissimo sull'importanza della lentezza della maestra mentre presenta il materiale e fa vedere come si svolgono le diverse attività proposte all'interno della classe Montessori. Ma questa lentezza va estesa un po' a tutto il rapporto adulto-bambino. Quando un bambino nasce, innanzitutto ci mette tutto il tempo che vuole proprio per venire al mondo e lo sappiamo bene noi che abbiamo partorito. E inoltre, anche nei tempi di gestazione, tra l'altro, no? Le 40 settimane non sono mica così sicure. C'è chi nasce prima, c'è chi nasce anche molto dopo. Detto questo, è sempre nel momento in cui il bambino viene al mondo un rapporto incentrato sul bisogno di lentezza del bambino, di adeguamento ai suoi ritmi. E anche qui Maria Montessori ci dice proprio chiaramente che è importantissimo adeguarsi al ritmo dell'essere immaturo, perché attraverso questo adeguamento del ritmo noi gli daremo tutto il tempo di cui ha bisogno per poter crescere, per poter compiere le sue scoperte, maturare e le sue competenze, le sue funzionalità, senza che appunto noi ci dobbiamo sostituire a lui o che dobbiamo riempire i suoi vuoti, che non sono vuoti, ma sono semplici lentezze. Hai utilizzato diverse parole, libertà, autonomia e anche sicurezza, no? E qual è il loro significato un po' rispetto alla pedagogia che tu sposi e perché sono importanti a tuo parere in uno sviluppo armonico del bambino? Come abbiamo visto, sono in assoluto parole chiave, no? Autonomia, libertà, libertà di scelta e indipendenza rappresentano un po', dei punti chiave nel percorso di sviluppo del bambino e delle lampade, no? Che illuminano il nostro cammino di educatori e di maestre.
appunto rappresentano da una parte proprio la cifra tipica del percorso e dall'altra dei punti d'arrivo importanti. Se in fondo pensiamo al bambino che nasce, già nel venire al mondo deve maturare rapidissimamente un numero molto elevato di indipendenze, no? Deve iniziare a respirare da solo, deve iniziare a digerire da solo e deve iniziare a comunicare da solo, non più attraverso un sistema ormonale che è perfettamente calibrato con la risposta ormonale materna, ma attraverso il pianto, attraverso i primi sorrisi, l'espressione di benessere, dovrà imparare a comunicare da solo e a muoversi in un ambiente che è l'ambiente aereo e in maniera autonoma. E tuttavia, quando parliamo, diciamo, dello sviluppo fisico e muscolare, parliamo proprio di indipendenza. E quindi tutti quegli atti che porteranno il bambino a mangiare, e prima appunto dal seno materno, e poi con il cucchiaino e il piattino, e poi a vestirsi da solo, a muoversi da solo, rappresentano proprio le tappe dell'indipendenza del bambino che, detto proprio praticamente, diventa padrone del suo corpo, no? All'inizio il bimbo che nasce non è per niente padrone di questo corpicino, perché si dice in neuropsichiatria che non è mielinizzato. Il cervello, qualunque cosa voglia o possa comunicare ai muscoli, in realtà non può, perché il sistema nervoso periferico non è in grado di recepire lo stimolo. E in realtà questa maturazione arriva di pari passo, perché il cervello del bambino non sarebbe ancora in grado di dare ordini, deve imparare a vivere a contatto con la realtà, imparare ad essere se stesso, si deve scoprire. Quindi man mano che lui si scopre, scopre il mondo intorno a sé, è anche in grado di formulare delle prime volontà senza parole, e mentre passano i giorni, piano piano impara proprio il suo corpicino a rispondere a questi comandi, molto molto gradualmente, tant'è che nel corso del primo anno il bambino ancora praticamente non camminerà nella stragrande maggioranza dei casi, arriverà a camminare intorno ai 12 mesi come media. E quindi questo suo diventare padrone del suo corpo e delle funzioni che il corpicino può svolgere rappresentano un po' le tappe dell'indipendenza. E l'autonomia invece è rappresentata da tutto ciò che è libertà di scelta che diventa reale. Quindi il bambino che sceglie il proprio gioco e lo prende, lo porta alla bocca, lo esplora e poi lo poggia, ne prende un altro, è un bambino autonomo. Chiaramente è chiaro che questi due aspetti vanno di pari passo, perché un bambino ancora piccolo, per esempio di 6-7 mesi, che gioca con il cestino dei tesori e sceglie l'oggetto, ma l'oggetto gli cade sistematicamente dalle manine, è chiaro che è ancora vincolato dal suo apparato muscolare e dal sistema nervoso immaturo nella sua possibilità di essere libero di scegliere. Però dargli il tempo di farsi cadere dalle mani questo oggetto, di guardare bene il cestino, di prendere, di esplorare, di portare alla bocca senza sostituirsi e prendere l'oggetto e porgerglielo tutte le volte, è importante, è fondamentale. Quindi riuscire ad accogliere appunto questo ritmo, queste difficoltà, questa mancanza di precisione del bambino piccolo è la base per potergli dare quella sicurezza in se stesso che gli servirà poi per poter procedere tranquillamente. E anzi, se il genitore non è ansioso, sostitutivo, preoccupato, così come la maestra non è ansiosa, sostitutiva e preoccupata, il bambino non vede queste sue difficoltà come difficoltà, ma come il normale procedere della sua esperienza, che è un'esperienza che va per tentativi, no? Procede per piccoli passi. È chiaro che in tutto ciò, ritorniamo, no, al nostro motto originario, no, aiutami a fare da me, l'adulto deve anche essere in grado di cogliere i segnali di richiesta d'aiuto del bambino, quindi non lo deve lasciare da solo a esperire una realtà che può essere appunto faticosa e frustrante. È un gioco proprio di equilibrio, un equilibrio sottile, talvolta ci manda anche in confusione del naturale, a volte quindi è proprio inevitabile sbagliare o per eccesso di libertà, quindi lascio che il bambino si frustri finché arriva a piangere, no? Che ormai è un po' il segnale limite
che non ce la fa più e quindi vuole essere aiutato, oppure lo aiuto troppo presto, quando ancora poteva tentare e tentare, anzi era soddisfatto dell'insieme dei tentativi che rappresentavano un po' il cuore della sua attività. E quindi anche in realtà l'adulto si deve dare tempo di conoscere il bambino, di sviluppare quella che è una capacità di osservazione sempre più raffinata. Diciamo che io per scherzare dico sempre che il primo figlio è un po' il prototipo, è un po' la cavia umana di tutti noi genitori, ed è per questo che io ho fatto 5 figli, per potermi perfezionare ogni volta di più, in modo tale che i miei errori diminuissero. In realtà gli errori si fanno sempre, e la reazione che normalmente il bambino che impara a conoscere il suo genitore, no? E impara a rispondere a questo scambio relazionale tra adulto e bambino, quando non viene accolto la sua richiesta d'aiuto, è il pianto. Quando invece non viene accolta la sua richiesta di indipendenza e di autonomia, è l'arrabbiatura. E quindi, se siamo capaci di intendere, no? Quelli che normalmente vengono definiti capricci dei bambini, ma che capricci non sono, sono segnali importanti, e questo è vero sia per il bambino molto piccolo come per il bambino più grande che già parla, ma che comunque viene colto da rabbia quando viene interrotto, o viene colto da sconforto quando non riceve l'aiuto sperato. Se siamo in grado di interpretarli, possiamo veramente dire che è il maestro dell'adulto il bambino, parafrasando nuovamente Maria Montessori. Ecco, hai aperto un tema che mi sembra molto interessante, ovvero come noi genitori, e a volte la nostra modalità di rapportarci con le richieste di autonomia del bambino, magari con paura, con ansia, possono influenzare l'atteggiamento stesso del bambino di ricerca, oppure al contrario, a un certo punto di paura, magari addirittura rispetto a quelle che sono le novità, o di scarsa anche, almeno quello che vedo io, poi mi confermerai, scarsa anche capacità di tollerare la frustrazione. Allora, parlare delle paure del genitore è sempre molto difficile e delicato come tema, perché da una parte un genitore ha quella che viene chiamata proprio la preoccupazione primaria, che è quella di far sopravvivere il proprio bimbo. Quindi, se questa paura non ci fosse, saremmo destinati all'estinzione fondamentalmente. Quindi è una paura che è benedetta, perché il bimbo piccolo, quando è piccolissimo, è completamente affidato alle nostre cure. Nel momento in cui inizia a camminare, e parafrasando Tex Wheeler questa volta, diciamo che non cura abbastanza la propria buccia, e quindi rischia di mettersi chiaramente in pericolo, perché fondamentalmente è inesperto, no? E deve esperire il rischio, lo deve conoscere, lo deve anche vivere, però non lo deve vivere a tal punto da farsi male gravemente o addirittura avere un esito fatale. L'esito fatale chiaramente è la preoccupazione più grande di tutti i genitori, per cui onde evitare che avvengano incidenti e il bambino si metta a rischio, normalmente il genitore interviene. E questo intervento può essere talvolta proprio effettivamente motivato, come a volte in realtà frutto di paure e di proiezioni del genitore, che teme ad esempio cose che in realtà non sono pericolose. Vi faccio un esempio personale: io soffro di vertigini, quindi per me tutte le volte che i miei figli, anche quella di 14 anni, si affaccia, è una pugnalata terribile, una grande paura. Normalmente intervengo sempre, anche in maniera del tutto immotivata, perché ci sono paure invincibili. Il genitore può avere delle paure invincibili che non può gestire, perché siamo esseri umani. E non è che nel momento in cui diventiamo genitori o educatori superiamo noi stessi brillantemente e diventiamo più maturi, più perfetti di quello che effettivamente siamo. Secondo me, in questi casi, soprattutto con i bambini più grandi, ma anche con il bambino piccolo, è bene esplicitare, no? E riconoscere i propri limiti. Poi può darsi che comunque influenzeremo il nostro bambino in maniera negativa, e ad esempio nostro figlio soffrirà di vertigini come noi, e magari non ne avrebbe sofferto se noi non gli avessimo trasmesso quest'ansia per l'altezza, ma magari invece no. E
e non avrà paura e vivrà la nostra paura con comprensione, tranquillizzandoci quando sarà abbastanza grande da poterci tranquillizzare. Quindi ecco, anche qui c'è una dinamica, no? Tra l'effettiva realtà del rischio del bambino e invece le nostre proiezioni e le nostre, diciamo, fantasmagorie, ecco, che ci vengono a condizionare e vengono a turbare quella che è la corretta percezione. Ed è un gioco delicato, un gioco di equilibrio. Sicuramente il fatto che i genitori sono due aiuta, no, in questo equilibrio, perché magari un genitore si fa carico delle ansie dell'altro e lo aiuta a ridimensionarle. E quindi c'è appunto uno scambio che è proficuo. Se non è l'altro genitore, possono essere comunque il gruppo di parenti che appunto ci aiutano a crescere il bambino. Il progetto che gestisco qua a Torino si chiama Un Villaggio per Crescere, no? Perché effettivamente è vero che un po' serve un villaggio per crescere un bambino, perché le sole forze del genitore sono fondamentali, importantissime e necessarie. Talvolta però non sono sufficienti, serve appunto il supporto e l'apporto di altre figure che ci accompagnano, no, nel corso della crescita, il nido, la scuola primaria, e un tempo c'era la parrocchia, magari per alcuni c'è ancora, e gli sport e così via, insomma, i nonni, gli zii, gli amici, così. Perché effettivamente c'è continuamente questa dinamica tra sicurezza e libertà, ed è una dinamica proprio sottile, delicatissima, così come è delicatissima la dinamica tra sicurezza e libertà del bambino stesso, che deve vivere con il genitore un legame che è appunto di base sicura, per cui un genitore che magari è spinto, no, a dare tanta autonomia al bambino, è una persona indipendente e autonoma, già il genitore stesso si sente un po' soffocato, no, da questo bambino che nel primo anno vuole sempre stare appiccicato, vuole sempre stare in braccio, si chiede: ma lo tengo troppo in braccio, lo vizio, lo soffoco, e lo devo educare alla libertà. In realtà il bambino si autoeduca anche qui, e quindi in genere non c'è nessun diciottenne che pretende di stare in braccio alla mamma. Quindi anche su questo possiamo stare tranquilli, insomma. Ecco, visto che anche come esperienza personale hai dal neonato all'adolescente o preadolescente, hai voglia anche di farci una riflessione rispetto a come questi termini, autonomia, libertà e sicurezza, si modificano un po' con lo sviluppo del bambino? Hai descritto molto bene la fascia di età prescolare, e dopo che cosa succede? Dopo diventa molto capace di interfacciarsi con il genitore, e qui l'autonomia assume proprio i caratteri di autonomia di pensiero, e questa autonomia di pensiero, che tra l'altro è un periodo particolare per cui possono decadere alcune autonomie materiali, come per esempio l'autonomia nel gestire i propri oggetti, no? Nel bambino piccolo si vede un crescendo costante nella capacità di gestire i propri oggetti e il proprio spazio. Nel bambino invece in età scolare, quindi dai 6 ai 10-11 anni, questa capacità di gestire i propri materiali spesso e volentieri decade. Il bambino diventa più disordinato, più confuso, e ha periodi in cui magari è molto ordinato e periodi in cui invece è molto disordinato, ha dei periodi in cui tiene bene le sue cosine perché si appassiona ad esempio al disegno, e periodi in cui questa passione magari lascia il posto ad altre passioni, pur non scomparendo, ma diventa meno curata. E quindi secondo me in questo momento è molto importante portare tutti gli eventi a un livello di coscienza, e quindi parlare con il bambino, perché appunto il bambino diventa autonomo sul piano del pensiero, diventa molto cosciente, mentre il bambino al di sotto dei 6 anni ha ancora proprio ampie parti di vita completamente inconsce, no? Comportamenti che sono ancora proprio frutto di movimenti dell'inconscio che emergono come
diciamo, come scosse telluriche, come dei geyser. Il bambino dai 6 anni invece no, è un bambino pienamente cosciente, per cui è in grado di riflettere sulle proprie azioni, sui propri comportamenti, sulle proprie dimenticanze, e così come è in grado proprio di interfacciarsi con il genitore in maniera anche matura, sorprendentemente matura, e anche più invece dell'adolescente, che invece diventa di nuovo completamente autonomo, si guarda le sue cose, vuole il suo disordine, vuole essere lasciato in santa pace, ha diritto a mantenere le proprie cose come desidera lui, però magari sul livello di autorappresentazione è un po' più vicino al bambino piccolo per certi aspetti, perché emergono dei temi molto importanti che appunto emergono di nuovo dall'inconscio, come l'affettività, la sessualità e la socialità. E ecco, il bambino dai 6 ai 10 anni invece in questo è molto cristallino, molto maturo, molto grande proprio. E quindi secondo me è un ottimo esercizio, è proprio l'esercizio al dialogo, no? Al continuo confronto su tutti quelli che possono essere i temi importanti nella vita del bambino, dal rapporto con le maestre, al rapporto con i propri oggetti, al rapporto con i compagni, al gioco in generale. Bene, davvero ti ringrazio Rossella perché ci hai fatto un quadro molto ampio. Ti chiudo con un'ultima domanda che è quella delle pratiche. Ovviamente un'infarinaturissima. Quali possono essere le buone pratiche per favorire l'autonomia? Far scegliere il bambino. Questa è veramente la pratica più semplice, ma essenziale che possiamo dare. E tra l'altro questa pratica è valida tutta la vita. In realtà anche noi, se non possiamo scegliere, ci troviamo costretti nell'impossibilità di determinarci, proviamo una sofferenza molto acuta. E lo stesso vale per il bambino. Dal bambino piccolissimo che sceglie l'oggetto da esplorare nel cestino dei tesori, al bambino più grandicello che sceglie come vestirsi, e in questo lo possiamo aiutare. Non aprendogli il cassetto e dicendogli scegli, perché poi ritroveremmo un cassetto svuotato, chiaramente, e il bambino ancora nudo. Ma per esempio proponendogli due paia di pantaloni tra cui scegliere, due camicette tra cui scegliere, o se è femmina, due vestiti piuttosto che due gonne e due magliette, o appunto pantaloni e maglietta, o un pantalone, una gonna e un vestitino tra cui scegliere. Fino appunto al gioco da fare messo in bell'ordine, perché è chiaro che qui la capacità di tenere una cameretta ordinata in modo tale che il bambino possa vedere, no, i suoi giocattoli e prendere quello che gli interessa, lì sta a noi. E dandogli questa possibilità, gli diamo anche la possibilità di rimettere a lui o a lei in ordine l'oggetto che deve prendere. Facendo questo proprio stimoliamo da una parte l'indipendenza, perché il bambino comincia a vestirsi da solo, comincia a prendere da solo gli oggetti e via dicendo, e dall'altra proprio l'autonomia, perché scegliendo liberamente ciò che il bambino vuole, sempre in un range piuttosto limitato chiaramente, e che però si allarga man mano che il bambino cresce, gli diamo proprio le basi per quella che è l'autonomia di pensiero, l'autonomia di scelta. Cioè, effettivamente sono io che decido cosa voglio fare e decido come mi voglio vestire, decido come mi devo comportare, e questo è, diciamo, un dono che dovrebbe essere scontato, ma che in realtà non lo è, e che è fondamentale, perché getta le basi di una personalità che ha sicurezza in se stessa e che non ha bisogno, diciamo, né di punizioni né di premi, per autodirigersi. Grazie Rossella, davvero ci stai aprendo mille piste che adesso forse in parte approfondiremo col gruppo con cui proseguiamo. Intanto salutiamo gli amici e le amiche che hanno seguito la diretta Facebook e che potranno anche rivedere questo contenuto in un secondo momento. E vi ricordo ancora che chi vuole ancora aderire al gruppo mi può scrivere una mail a ilariazomer@serenoregis.org. Adesso forse
E il mio collega vi segnerà la mail anche sulla chat di Facebook. Quindi salutiamo tutti e ci rivediamo fra 2 settimane per un ultimo incontro dedicato al tema dei conflitti prima dell'estate. Grazie, ciao.